Sega Master System 2 e i giochi preziosi vi invitano a Paperissima, la papera più esplosiva della TV, una forza della natura, un evento catastrofico. Paperissima, un nome, una leggenda, di più, una papera che è già storia. Papere dal mondo per tutti i paperomani d'Italia. La leggenda continua. Chi saranno gli eroi di questa settimana? Paperissima, un programma di Antonio Ricci. Un mito in onda, domani sera alle 20:40, paperissimamente, su Canale 5. Ciao! Ti va un caffè? Ma signora, lasci stare, non si preoccupi. Posso offrirle un caffè? Dipende dal caffè. Quando si parla di caffè, dipende sempre dal caffè. Timbo, il caffè davvero speciale. Cristina, è tutto pronto per i nostri amici questa sera? Sì, ho preparato anche qualche cosa di dolce. Ma Cristina, ai nostri amici non piacciono i dolci. Niente dolci, dipende da cosa si offre. Cristina sa che avrà successo, perché Mon Cherie è una grande specialità alla ciliegia. Una bella serata, grazie. Ciao. Ciao. Non piacciono i dolci? Qui è rimasto un solo Mon Cherie. Ma Cristina, Mon Cherie non è un cioccolatino qualunque. Ah no? Chi può dire di no a Mon Cherie? La ruota del mulino porta grandi novità. Il mulino degli artisti. Guarda! Il fotografo per ingrandire! Il mini cinema da colorare! Il mini tecnigrafo per i disegni di precisione! E le tente, i pennarelli! Un sacco di cose per dipingere e colorare! Che bello! Il mulino degli artisti. Averlo è facile, perché trovi i fiori su tanti prodotti del mulino bianco Barilla. E per la mamma, la nuova tovaglia ricamo 92. Fermati al mulino, scegli il tuo regalo. Zenith, per la precisione. Acqua minerale San Benedetto, sponsor dello Stare in Forma. C'è qualcosa che solo la banana numero uno del mondo può avere. Il mio ritratto. Solo Chiquita il bollino blu. Chiquita, 10 euro. Dai, come mai chi non sa più cosa inventare per eliminare i riflessi sul televisore e le solite deformazioni? Telefunken dedica Telefunken Compost. Schermo piatto, antiriflesso, niente deformazioni, niente riflessi. Nuovo Telefunken Comfort. Che confortevole visione.